italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Napoli, Seconda Guerra Mondiale. Gli americani cominciano la risalita verso Firenze. Ma siamo orgogliosi! Viva l'Italia! Orgogliosi di aver compiuto il nostro dovere! Fieri di aver insegnato... L'orrore e la decadenza dell'Europa non sono ancora brani di storia, ma carne viva. Do you want? Do you want to touch? Hey, touch, va. For you, this game. Only $9. I prezzi delle bambine e dei ragazzi è crollato e continua a cadere. Io volevo fare uno spettacolo per quadri, per affreschi. Volevo che lo spettatore fosse continuamente sorpreso e spiazzato da quello che sta avvenendo in scena, con dei cambi che si intersecano uno dentro l'altro. Lo spirito che anima Bacon e Hirst è molto forte ed è l'idea di scavare dentro la materia organica, cioè di andare al di là dell'involucro, al di là della pelle, al di là di quello che ci protegge, no? Quello che ci difende, sia socialmente che individualmente. Quindi è molto legato all'idea di Malaparte. La pelle di Curzio Malaparte è un romanzo testimonianza. Esce in Francia nel 1949, un anno dopo in Italia. Perché mettere in scena oggi un testo poco fortunato che fu definito un carnevale macabro, scritto da un intellettuale molto controverso, fascista e antifascista? Perché leggere oggi La pelle di Curzio Malaparte? La fine della Seconda Guerra Mondiale lui la vede come l'inizio, in cui è il momento in cui attraversiamo una soglia e ci portiamo dietro tutto l'inespresso dell'Olocausto, della Prima Guerra Mondiale, di quello che è successo prima, senza dargli una soluzione, se non quello della svendita, dello svergognamento dei corpi. Ma io credo che oggi stiamo ancora parlando di questo.